Ragazzi, ultimo video di questo 2021, è anche tardissimo, 2020. Sto registrando, è tardissimo e quindi sono un po' molto felice perché via, 2020 bussa, via, via, via. Allo stesso tempo io non è che sia particolarmente entusiasta dell'arrivo del 2021, perché anche col 2021 adesso, con la sberla che abbiamo preso nel 2020, io sono un po' diffidente. Non mi andava di fare le cose in grandi e festeggiare con ostriche, champagne o non so, anche le tartine di sfoglia col salmone, tagliatelle, cioè fare una cosa un po' più funzionale, che abbia un potere positivo maggiore. E sapete qual è, secondo me? Il panino che ho pensato di fare qua, molto anche modesto, ecco, il Lucky Burger, se volete dargli un animo più international, il Lucky Burger, oppure il Burger della Speranza, perché all'interno ci sono dentro alcuni ingredienti che portano fortuna e a fianco c'è anche un'insalata rinfrescante che dopo un hamburger ci sta, in cui all'interno, ecco, ci sono anche qua ingredienti porta fortuna. E io direi di partire, sì, perché anche il pane lo facciamo in casa e quindi c'è anche quel passaggio da fare. Comunque è tutto easy. Questo hamburger può essere sia vegetarianizzabile che veganizzabile, quindi proprio amico di tutti, ok? Adesso io aspetta un attimo che io ho qua un foglio. Man mano che io aggiungo, adesso mi metto gli occhiali per dare anche un tono più istituzionale alla cosa, no? Un po' più formale. Allora, io ho qua un foglio in cui ci sono riportati gli ingredienti che ho messo nel panino e nell'insalata e anche il motivo per cui vengono definiti, insomma, ingredienti portafortuna. Partiamo con la verdura foglia verde, possibilmente l'abieta, che è quella che ho usato, perché nel pane, ovviamente fatto in casa, c'è l'abieta. Questa l'ho sbollentata, anzi, aspetta che prima vi spiego. Allora, verdure verdi, gli ortaggi verdi come mi sento un po' Alberto Angela, no, magari non così figo, però insomma ho questa vena un po' così, un po' sapientina, con anche Paolo Fox un po' disagio. Comunque, e poi l'anno scorso aveva detto che era un anno particolarmente favorevole per i viaggi, insomma devo dire che è stato molto attendibile come fonte. Gli ortaggi verdi come biete, quelle che ho usato, zucchine, verze, cavoli, broccoli, per via del loro colore, richiamano i verdoni, cioè i dollari, e simboleggiano ricchezza e abbondanza. Capito? Per questo io l'ho scelta. Allora niente, tolgo gli occhiali e vi spiego come ho fatto a farlo. Comincio a cuocere le biete, che in realtà in questa preparazione uso solo la parte verde, però ovviamente la parte bianca la usiamo in un'altra ricetta che è buonissima. Sbollentiamo le foglie per 3 minuti in acqua bollente, poi scogliamole, le mettiamo in acqua fredda per fermare la cottura e poi frulliamo il tutto con un uovo e otteniamo una crema che darà ovviamente il colore al pane. Facciamo l'impasto con latte tiepido, un po' di lievito di birra, zucchero, mescoliamo la farina, anche la farina di riso, che vi spiego adesso il perché. Perché, ragazzi, il riso ha una valenza e una simbologia simile a quella delle lenticchie. Può essere cucinato o anche usato come decorazione portafortuna, sparso sulla tavola all'interno delle ciotoline. Noi proprio diamo un valore simbolico. Quindi aggiungiamo un po' di farina di riso, che tanto è la stessa roba, e poi se volete, ecco, magari durante la cena, spargete un po' di riso ovunque. Adesso uniamo la crema, bella, verde, bellissima. Inizialmente io impasto sempre con la foglia, poi uso il gancio. La foglia serve per amalgamare tutti gli ingredienti, il gancio invece ovviamente per formare il glutine, rendere l'impasto liscissimo. Ovviamente se non avete la planetaria usate anche le vostre mani per impastare. I grassi sempre aggiunti alla fine, quindi olio extravergine e burro molto morbido. E poi copriamo la ciotola con o il coperchio o la pellicola e facciamo lievitare per circa 2 ore in forno spento con la luce accesa. Adesso l'impasto è lievitato e quindi lo dividiamo in 4 pezzi e con il processo di pirlatura, vedete adesso cosa faccio, formo proprio queste sfere più perfette possibili, ecco. E poi le faccio anche se lievitare. Io ne metto 4 per teglia, è abbastanza distanziate perché crescono. Prima goccettino di olio per evitare che si secchi la superficie, ancora lievitazione in forno spento con la luce accesa senza pellicola per circa 1 ora, poi ancora ci metto su un'emulsione di acqua e olio per far attaccare i semi di sesamo e andiamo in forno. Io cuocio le pagnotte nella parte bassa del forno, non proprio sulla base ma quasi, che così almeno non si dorano troppo, e 180 gradi modalità statica per circa 15 minuti. Ora dedichiamoci agli hamburger, che in questo caso non è un hamburger di carne, è un hamburger di lenticchie.
perché le lenticchie è il più celebre tra i cibi porta fortuna. Quindi mi dispiace carnivori, stavolta non fatevelo un hamburger di carne, perché dovete farlo così. Con la loro forma tonda ricordano le monete. La tradizione vuole che ogni lenticchia mangiata corrisponda ad un soldo guadagnato. Più ne mangerai, più monete entreranno nelle tue tasche. Quindi se volete anche far double burger dentro, no, potete farlo. Lenticchie secche, quindi le sciacquiamo un attimo, poi le mettiamo in pentola per circa 40 minuti. Io non ho messo sale in questo caso, poi volendo lo potreste anche mettere. E una volta cotte le scoliamo e le teniamo da parte. Adesso cipolla che facciamo rosolare in padella assieme anche a un pizzico di peperoncino, perché il peperoncino, l'importante è che ce ne sia. Se non vi piace il piccante ne fate un po' meno, però un pochino di peperoncino ci sta, no? Il loro colore rosso come il fuoco e la forma a corno appuntita, che è ideale per scacciare il malocchio e che ricorda le corna di animali appese fuori dalle porte fin dall'età neolitica come simbolo di potenza e fertilità, fanno del peperoncino un cibo perfetto per allontanare la sfortuna. Bene, quindi rimuoviamo i semi e lo tritiamo molto molto finemente. Adesso lo facciamo rosolare assieme alla cipolla con dell'olio extravergine. Fiamma molto dolce, deve proprio diventare traslucida la cipolla. Sale e rosmarino tritati. E adesso facciamo i nostri hamburger. Quindi lenticchie cotte, patata lessa, zucchina cruda che dà morbidezza, cipolla e peperoncino, aromi, pepe, sale e poi ovviamente diamo una bella frullata. Non deve essere troppo fine l'impasto, mi raccomando. Mettiamolo in una ciotola, pan grattato, fino a quando abbiamo un impasto non comunque troppo asciutto, però più malleabile, un pochino più consistente. Disponiamo i nostri hamburger sulla teglia, devono essere grandi circa come il pane che abbiamo fatto. Goccino di olio, cottura in forno, 220 gradi per circa, oddio quanto ho fatto, 20 minuti, sì. Adesso nel frattempo noi cuociamo il bacon. Lo facciamo ben rosolare, croccante croccante, e la cipolla caramellata deve essere questa, quindi cipolla rossa tagliata ad anelli. La facciamo rosolare nello stesso grasso del bacon, poi per farla cuocere magari senza che bruci ci metto un goccino di acqua e poi quando è morbida aggiungo zucchero di canna e un po' di aceto di vino o di mela. Guarda, adesso tutti gli ingredienti sono pronti, la cipolla, la maionese fatta in casa che trovate la ricetta sul blog, l'insalata e il pomodoro, via! Assembliamo il panino, lo tagliamo ovviamente con un coltello a sega per non dare troppa pressione. Ci mettiamo sulla base un po' di maionese fatta in casa, questa qua è la classica maionese che io preparo sempre, ormai la sapete la ricetta, l'ho fatta più volte. Un uovo, pizzico di sale, circa 300 ml di olio di semi e un goccino di aceto di mela oppure succo di limone, fate voi. Un po' di insalata, il nostro burger, la cipolla rossa caramellata, qualche fetta di pomodoro, bacon croccante, ancora della maionese sulla parte invece superiore del panino, che così si attacca bene il tutto. Ci mettete sopra lo stecchino per compattarlo un pochino di più. A fianco io, per arricchire ancora più di fortuna questo burger, ci ho messo un'insalata rinfrescante, come vi dicevo che fa sempre bene, a base di finocchio crudo tagliato molto molto sottile. Mi raccomando, prima pelate la parte superficiale che è quella più ricca di filamenti. Ci ho aggiunto delle noci che dicono che sia un po' che siano un po' il simbolo della prosperità, della forza, no? Che sono protette dal guscio spesso, non so. E poi il melograno, ovviamente. Perché il melograno? Nella mitologia greca il melograno era sacro a Giunone e Venere, spesso raffigurate con il frutto in mano, utilizzato oggi per preparare anche ottime tisane e succhi. Vabbè, simboleggia la fertilità e la ricchezza per via dei suoi grani succosi. In Grecia le donne erano solite mangiarne uno prima del matrimonio come buon auspicio di fecondità. Quindi così, ovviamente conditela con un po' di sale, un po' di olio e un po' di limone o aceto balsamico, fate voi. Inutile dirvi che questo paninazzo lo assaggio, perché ovviamente merita. Beh, mamma mia, una bomba. Sofficità spettacolare del pane. Il burger di lenticchie è favoloso. La pancetta, che a me piace, insomma, fate voi, poi gli dà quella sapidità piacevolissimissima. Le verdure, insomma, sapete, lo rendono un po' più sano. La cipolla anche, quella nota dolciastra buona. Io adoro la maionese, ovviamente poi fate voi la salsa e decidete voi. Ragazzi, poi non so se si nota. Guardate. No, non si vede qua. Ecco. Guardate il colore verde del pane, che spettacolo. Bollicina ovviamente, che è quella giusta. Dai raga, speriamo di non svegliare nessuno perché è 1:30 di notte, faccio piano. Non va.
sono stato abbastanza elegante. Oddio, ho sbagliato il centro. È bello freddo, si beve con piacere. Questo video è finito. Io spero tantissimo di avervi fatto compagnia per questo 2020. Sappiate che voi me l'avete fatta e soprattutto quest'anno è stato fondamentale il vostro supporto. Volevo anche tantissimo ringraziarvi. Adesso, come al solito, mi viene la pelle d'oca. Mi avete regalato il sogno che avevo per questo 2020. Non ci credevo fino in fondo. Il mio amico Ale mi diceva sempre: sì, ce la fai, vedrai, però io non ci credevo. Abbiamo superato i 100.000 iscritti e questo era una sorta di obiettivo che avevo e ovviamente grazie tantissimo. E questa commozione non è assolutamente costruita, è una cosa che mi viene sempre così. E niente, spero di regalarvi ancora tante cose belle per il 2021 e sappiate che cominceremo sicuramente il nuovo anno con un video speciale per ringraziarvi sul fatto che siamo più di 100.000 qua su YouTube. Se vi va di provare a fare questo hamburgerone, mi raccomando, taggatemi su Instagram o su Facebook che mi fa un sacco piacere. Basta, abbiamo finito. Vi lascio altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua, attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto c'è il collegamento per la ricetta scritta di questo hamburger che veramente io ho trovato sublime e secondo me è una grande idea per ve l'ho detto, per affrontare questo 2021 con anche un pochino di leggerezza e simpatia. Ragazzi, un augurio di cuore, ci vediamo molto presto con un nuovo video ovviamente.